Dobbiamo pensare soprattutto a pedalare uno step per volta. Sì, perché secondo me sono cose che una squadra non può far meno. Quindi, come dicevo, siamo una buona squadra, però non possiamo ridurci alla tattica o alla tecnica. La tecnica sono, in teoria possono essere le mie cose, ma secondo me, dopo qualche anno di esperienza, secondo me delle volte arrivano come cose secondarie. Se non arrivi prima sul pallone, se non vinci i contrasti, è inutile che parliamo di altre cose. Quindi secondo me questa è una squadra che secondo me è predisposta a fare anche quel tipo di gioco. Tu hai detto anche prima salviamoci e poi guardiamo anche più in alto. È innegabile però, no, che le aspettative quest'anno sono comunque per un campionato ambizioso da parte dell'Arezzo. Eh sì, ma le aspettative va bene che sono importanti, ma non possiamo prescindere arrivare ai 40 punti e poi andare più. Partiamo piano piano, non illudiamo nessuno. Siamo una buona squadra e questo lo sappiamo, ma deve essere uno stimolo. C'è entusiasmo e lo sappiamo, e deve essere un altro stimolo, però non montiamoci la testa, camminiamo un profilo abbastanza basso. Ecco, anche perché il Como è sicuramente subito un avversario tosto, preferisci comunque iniziare subito con un avversario così, a parte che poi vanno affrontate tutte, no? No, no, ormai o il Como o Alessandria, tanto bisogna farle tutte, quindi ormai è la prima partita e quindi la giocheremo al massimo, la giocheremo se vogliamo subito partire bene, perché creare entusiasmo e vincere subito la prima partita in casa, secondo me, ci dà uno stimolo per fare un campionato, perché se parti già col piede sbagliato diventa sempre più difficile, quindi dovremmo pensare partita e dopo partita, ma iniziando da domenica.